Spesso mi ritrovo storm, so al centro della tempesta so così tanto che la paura mi fa gocita e non riesco a discernere se le mie reazioni sono naturali o sono generate dall'identità. Per favore, dimmi come faccio quando la paura prende completamente il sopravvento. Grazie, serve. Again, uh, in the spesso mi ritrovo the al centro della tempesta. You are the eye the tu sei il centro della tempesta. Eye of the storm means why we speak about Cosa vuol dire il centro uh, della tempesta? Storm. A storm, perché a quando c'è una tempesta c'è anche una calma. E al centro della tempesta c'è questa calma che tu sei, naturalmente. Quindi so uh, so è già un buon inizio I se tu capisci questo punto. Storm, so tu dici: so Io mi trovo al centro della tempesta so così tanto che la paura mi fa gocita. Quando parliamo del centro della tempesta, abbiamo una visione diversa. Può essere che sei al centro o che sei il centro della tempesta. La tempesta ha avuto un inizio, ma tu esistevi prima di questo inizio. E poi nel mezzo della tempesta c'è questo tsunami, ma tu sei sempre presente come lo eri prima. C'è qualcosa in te che rimane immutato. E quando la tempesta finisce tu sei ancora qui. La tempesta se n'è andata, ma tu sei ancora qui. E c'è un senso dell'io dentro di te che è sereno e calmo, prima della tempesta, durante la tempesta e alla fine della tempesta. E questo non è come solitamente identifichiamo chi siamo, però è così che io identifico te. Di chi parlo quando dico te, dal mio punto di vista? Tu sei la coscienza e la coscienza non può essere spazzata via dalla tempesta. Magari il corpo sì, la mente. L'entità che ha nella mente il senso della persona si sentirà strapazzata da questa tempesta perché ci crede e lo supporta, ma tutto questo accade davanti a una verità più profonda che è l'io che è pura consapevolezza o coscienza. Questo senso dell'io... È quello che io cerco di indicare a tutti quelli che vengono da me e mi chiedono: voglio essere libero, voglio conoscere il mio vero sé. E tu devi sapere che quello di cui tu parli solitamente e che la mente crede essere una persona, non è una persona, ma è, persona, ma è coscienza pura. E tutto quello che io ho detto in questi anni non sono solo parole, ma ho continuato a guidarvi e consentirvi che possiate scoprire come esperienza qual è il tuo sé più elevato, che è pura coscienza, che non è mai nato e che è eterno. Ed è questo di cui parlo. Rileggo. Spesso mi trovo al centro della tempesta. Così tanto, quindi quando tu dici e eh, parli di questo centro della tempesta, parli di una posizione. Eh, ma io lo vedo in maniera diversa. Tu dici mi ritrovo al centro della tempesta? che così tanto che la paura mi fa gocita e non riesco a discernere se le mie reazioni sono naturali o sono generate dall'identità. Sono generate dall'identità, perché questo io di cui tu parli è il tua persona e la persona è una maschera che la coscienza indossa e tu sei questa coscienza. Per molti di voi, di quelli che chiamo studenti, ci è voluto del tempo per riuscire a andare oltre questo riferimento del sé normale, per fare l'esperienza che in realtà sei il testimone di questo stato della persona. E coloro che vanno avanti. Vanno sempre più in profondità e a un certo punto riescono anche a vedere che, se che anche il testimone della persona se ha associato qualche entità, in qualche modo è percepibile a un livello più profondo. E quando dico profondo, non voglio che la tua mente dica oh è così profondo. Questa profondità viene data dall'esperienza, dalla saggezza, dalla maturazione. È perché incominci a capire sempre di più, diventi sempre più chiaro. E vedi con chiarezza qual è la tua posizione autentica. E non sei in questa posizione limitata che per molto tempo tu hai accettato. E dici spesso mi ritrovo così dentro alla tempesta che la paura mi fa gocita. La paura può fagocitare l'immagine che abbiamo di noi stessi, che tu hai. No? Tu senti questa forza e prendi tutto il potere, la forza della, della tempesta su di te perché pensi di essere questa persona, ma se tu continui ad ascoltare e vedi che tu non sei lì, la tua identità, è stata messa lì da dei condizionamenti, ma tu sei prima in un luogo che è intoccabile e tu in realtà sei il testimone di questa cosa che accade sullo schermo della coscienza. È come quando guardi un film, ad esempio se c'è una tempesta nel film... Ok, adesso voglio un attimino andare più in profondità. Um, Alcuni anni fa avevo guardato questo film che si chiamava Terremoto. Ed era la prima volta che eravamo andati in questo cinema dove c'era questa nuova tecnologia che si chiama Sensor Around. Cosa succedeva? Che quando c'era qualcosa che, quando c'è stato questo terremoto, i sedili hanno incominciato a muoversi. C'era più un'esperienza per dare più realtà a quello che c'era sullo schermo. Si chiamava Senza Round, ma quando siamo andati non sapevamo cosa volesse dire. E a un certo punto sul schermo c'era questa casa che si muoveva, e i sedili si muovevano, e alcuni si sono alzati e hanno incominciato a correre, a cercare di uscire. Io non ero, sono rimasto seduto e ho sentito questo sedile che si muoveva. Ed era un'esperienza interessante, però non mi stava succedendo niente a me, è la mente che si spaventa, che dice: Ah, devo scappare. E alcune persone sono così identificate con l'identità del corpo-mente che ricevi il colpo totale, tutta la forza di questa situazione, perché la forza, il campo della mente. Soffrono questa so um, esperienza. Uh, quando tu sei fagocitato dalla paura e non sei in grado di capire identity. se queste reazioni sono naturali o so sono generate dall'identità. Come identity. ti ho detto, I mean sono generate dall'identità. Vuol dire quello che tu credi so di essere al momento ed è questo che sta soffrendo e che sta creando l'intensità di questa esperienza. Aiutami. Ah, cosa devo fare quando la paura prende il sopravvento? Io non sono d'accordo. La paura non può prendere il sopravvento. E questa paura è una reazione senza round che succede alla persona che pensa che gli sta succedendo a lei. Oddio, sto per morire. Tutte queste sensazioni, questi pensieri, queste immagini sono identità. Tutte queste cose accadono davanti alla coscienza e al momento però non sei ancora consapevole e non sei ancora stabilita nella posizione della coscienza e sei più nel posto della persona. Quindi rifletti, rifletti su questo, Ciro. Grazie. Bene, andiamo alla prossima. Om Srimuji, ero già in una situazione difficile so, prima che arrivasse il virus, quindi I'm prima che il virus arrivasse era una situazione difficile, io sto cercando di rimanere tranquilla e centrata, ma non ho più un lavoro e sono anche una persona fragile relativamente alla salute. Quindi sono fragile dal punto di vista della salute sto andando sempre più in basso, mi sento sempre più giù e ho paura che gli attacchi di panico ritornino. I miei nervi tremano e sono sola. Per favore, prega per me e aiutami a riconoscere chi sono. Grazie mille, Rosella, da Roma. So is saying, I was in Rosella dice, ero già in una situazione difficile prima che arrivasse il virus e cerco di rimanere tranquilla e centrata. Non ho più un lavoro, ma il lavoro I mean, ti aiuta a essere tranquilla e centrata? Certe volte, detto I'm così, sembra come dire... Centered. Ok, quando lavoro sono tranquilla, sono centrata. Forse perché la mente ti dice che hai qualcosa da fare, che sei utile, che la gente ha bisogno di te, che sarai più sicura perché hai un'entrata monetaria garantita. E, e quindi in queste circostanze ti senti magari, sei più sicura. E va bene, noi siamo perfetti ma non siamo neanche qua a raschiare il fondo io cerco di essere tranquilla e centrata ma non ho lavoro e sono anche una persona fragile e per quanto riguarda la salute e io mi sento sempre più giù e ho paura che gli attacchi di panico ritornino quindi cosa abbiamo qua? Tu dici, sono una di queste persone fragili, ma che cos'è che ti rende fragile? È la tua struttura fisica? È perché sei malata nel corpo? È perché hai paura della vita o delle difficoltà? E ti lascia abbattere facilmente? È un problema di salute? Mi sento sempre più giù e ho paura che ritornino gli attacchi di panico, dici. Ci sono tante persone che hanno attacchi di panico. Non devi necessariamente essere malato per avere un attacco di panico. Può essere solo che hai un forte assalto di cose che succedono e la mente non riesce a vederle nella luce giusta e quindi e se ci sentiamo come una pentola a pressione e a un certo punto sembra che non possiamo più farcela e a un certo punto collassiamo, in una, diventiamo un fascio di nervi, non è una cosa piacevole per nessuno ma voglio un attimino tornare indietro e leggere non lo lavoro e sono una persona fragile fragile non significa che sei magrina che sei emaciata che devi diventare e che non hai muscoli perché se ad esempio guardi a Mahatma Gandhi lui era molto magrino però nel suo spirito era potente, era un essere poderoso, quindi fragile non significa che non hai una forza fisica. In realtà Dio ci mostra che eh, ci sono tante persone che sembrano delicate, deboli, che però in realtà nello spirito sono enormi, fortissimi. E quindi quando tu parli di una persona fragile mi sembra di capire che tu hai, sei preoccupata per la salute, dici? Quindi non so se tu abbia dei problemi di salute. Tu puoi avere anche un corpo malato fino a un certo livello, ma non vuol dire che necessariamente te ne preoccupi. Ci sono tante persone malate fisicamente, ma sono felici possible, nel loro essere, um, e questo è possibile. And, uh, so just, questo ha attirato la mia attenzione: che cos'è che rende una persona fragile? Nella maggior parte dei casi è perché tu good, non sei stabile um, nella tua vera natura. Uh, questo è il motivo più comune uh, per sentirsi reason, fragile, it, Even more so than a sickly body. ancora di fragile più di un corpo malato. Certe volte. Ci sentiamo fragili perché viviamo troppo nella mente. E la mente, alcune volte, non è il tuo migliore amico, comunque, non l'è ancora. Solo quando poi hai una comprensione maggiore della tua vera natura, allora la mente vede che non può conquistarti e allora si unirà a te e ritornerà con te nella tua sorgente. Anymore, tu dici non lavoro e sono una persona fragile. Scegli se vuoi descriverti come una persona fragile, perché per me è più uno stato fragile che un essere fragile, è uno stato della mente che è fragile. Una mente che non vive nel cuore. A un certo punto, certe persone pensano di essere così, così forti, ma delicacy, poi accade qualcosina di anche piccolo delicacy, e scoprono di essere delicacy, così delicati, e spesso avviene a causa del fatto che non sono centrati in loro stessi, nel loro cuore. Io penso che. La vita umana diventa vita quando scopre eh, la sua vera natura, e non quando diventi ricco, hai un sacco di proprietà nel mondo. E in questo momento e in molte situazioni non serve essere milionario. Se tu sei in mezzo al deserto da solo, non ti aiuta se hai una bellissima casa in California. Tu devi, questa ricchezza deve essere dentro di te. E tu in realtà lo sei. E per questo ti posso dire queste cose. Perché io sono qua per ricordarti che quando vai dentro te stessa scoprirai un'incredibile forza. Ed è possibile per te. Tu dici, i miei nervi tremano e sono sola. Tutto questo va insieme. Se tu non sei centrato in te stessa e tu puoi esserlo, e io sono qua appunto per ricordartelo, se tu non sei nel tuo cuore, perché quando tu dici mi sento sola, essere da soli non è uno stato negativo. In realtà tutti hanno bisogno di essere da soli e devi essere anche bravo a stare da solo. La solitudine non è una maledizione. C'è tantissime persone che desiderano fortemente di stare da soli, ma la loro vita è troppo piena del rumore delle altre persone. Quindi, non maledirti da sola, accettando che essere da solo è una cosa negativa per te, è la tua mente che pensa così e tu ci credi. Perché tu non presti abbastanza attenzione al tuo vero sé e sei molto vulnerabile alle influenze negative della mente. Quella con la mente è una relazione. E quindi tu ci sei ancora e hai il potere. Dice, per favore, pregami e aiutami a riconoscere me stessa. Ed è questo, sì, è questo che sto facendo. Ci sono tutte le opportunità e la speranza di poterti risvegliare, prendere coscienza della ricchezza che sei. E quindi sentiti elevata, sentiti sollevata da questo che ti sto dicendo, Rosella. Grazie. Adesso bevo un attimo un po' di tisana. Mm, buona. È una tisana di Tulsi. I'm enjoying it at the moment with some ah, uh la sto vivendo con un sure po' di some stevia che non è zucchero, è stevia. Thank you. Let's move on. Let's see what's next now. Mm -hmm. Ah to live is to okay. give. Okay. vivere e dare chi è che scrive? Marika non, non ho mai sentito questo nome Marika dice vivere e really dare tutto quello che esiste in realtà esiste in armonia quando viene accolto nell'amore come accogliere il coronavirus con amore con amore infinito uh, e nella luce Marika ok andiamo prendere questo Ok, vediamo. To live is to give. Vivere è dare. Vivere è dare. Per molti, vivere è ricevere. In realtà, penso che riceviamo più di quanto diamo, perché riceviamo dalla madre terra, riceviamo da Dio. Tu continui a ricevere, ma in realtà... Lo diamo per scontato. Magari pensiamo che abbiamo diritto di ricevere qui, nel mio cuore, nel sangue qua intorno a me, ho introdotto un'idea un po' strana che è vivere come se non avessi nessun diritto. Se non sei abituato a quello che vuol dire, magari puoi pensare, no, io ho i miei diritti, il mio diritto. Ma c'è una comprensione più profonda e delle implicazioni più profonde. Quando lasci andare tutte le aspettative di avere dei diritti, allora incominci a vedere veramente quanta gratitudine sorge nel tuo cuore, perché non ti aspetti solo perché sei vivo che hai i di diritti e incominci a essere grato per tutto quello che hai e è molto più aperto e viene quindi, diventi molto più gentile e più umile tu Marika dici che vivere e dare e che tutto quello che esiste in realtà esiste in armonia quando viene accolto nell'amore tutto quello che esiste, in realtà, esiste in armonia quando viene accolto nell'amore. Beh, nell'amore e nella saggezza. Non so quale sia il tuo concetto di amore, perché è una parola che ha un campo molto ampio d'uso. Tutti la utilizziamo in maniera diversa e le diamo dei significati diversi e anche noi stessi quando parliamo di amore cambiamo il suo significato l'amore è una parola che può spaziare molto c'è cioè l'amore personale quello che ho per i miei cari per la mia famiglia. Beh, non è che tutti amino la propria famiglia, quindi non diamo per scontato neanche questo. Certe volte l'amore lo scegliamo, scegliamo chi amare. Ma l'amore in realtà è così universale che tu potresti amare il mondo intero e non perdere nulla. E noi tendiamo a essere molto avari con il nostro amore. Sentiamo che alcune persone sono degne di amore e altre no. Tu dici che tutto esiste in armonia quando è accolto nell'amore. Io voglio aggiungere con saggezza, perché nel mondo c'è armonia. Comunque, se c'è una disarmonia... È più come se ci sono delle cose degli opposti che però non sono contrapposti, ma sono lì per generare un attrito necessario affinché accadano certe cose. E la contrapposizione è più un qualcosa della mente, come accogliere il coronavirus con amore? Non so se qualcuno voglia o sia abbastanza aperto da accogliere il coronavirus nell'amore. Il coronavirus non è personale. Non è che se lo ami diventa più gentile nei tuoi confronti. Quello che... Be with your quello che with your io interpreto forse la tua dichiarazione o la tua uh, di abbracciare il coronavirus nell'amore uh, direi che chiunque abbia un atteggiamento spirituale trova del buono in qualsiasi you situazione difficile mi avrei già sentito dire che il saggio Costruisce una casa con le pietre che il suo nemico gli tira e poi ci vive felice in questa casa. Che cosa vuol dire che le difficoltà, le avversità, le sfide aiutano una persona saggia a fare la vedono in maniera diversa. Non è che si lamentano ma in qualche modo si trasformano, vedono delle opportunità di cambiamento e di crescita. Non è che si scelgono di essere in queste difficoltà, però se succede una situazione complessa, difficile, hanno una visione più ampia e riescono a trovare il buono. Anzi, in certi casi, nei momenti difficili, c'è ancora più delle cose buone che ne escono quindi non direi accogliere il coronavirus nell'amore ma consiglierei più di guardare cos'è che ci sta portando perché molti vogliono solo liberarsene è come quando sei un bambino no? c'è una formica che ti, ti morde e tu vai nel nido delle formiche e le schiacci tutti ed è così quando qualcosa ti fa male lo vuoi distruggere però, allo stesso modo, spesso vediamo che consideriamo la malattia una maledizione, ma in realtà alcune volte è uno strumento di guarigione. Perché in realtà magari ci stiamo rimettendo a posto, ci stiamo disintossicando, ed è quindi qualcosa che se ne va, che ci ripurifica. E quindi, Marica, ti vorrei dire. Che non si tratta di accogliere il coronavirus nell'amore, ma ci sono tantissime persone nel mondo che stanno cambiando e si stanno trasformando. Io spero nel bene, perché si può. Perché questo tempo che dobbiamo passare da soli, se guardiamo due o tre settimane fa, ci sono tre settimane che molti di noi sono dovuti stare da soli e certi momenti sono stati molto difficili e le persone erano completamente stressate e preoccupate, alcune persone hanno perso familiari, quindi è stato un periodo molto caotico in tutto il mondo. Però io ti voglio dire che questo. È un momento per il cambiamento. Ed è un cambiamento che magari non sentiamo di avere la forza di farlo. Però io ti dico, tu ce l'hai questa forza. Molto spesso, nei tempi moderni e in certe parti del mondo, non siamo abituati a queste avversità. Ma ci sono parti del mondo in cui vivono in avversità come questa e anche molto peggiori. E sono dovuti crescere, ma sono diventati più resilienti, più utili più gentili con gli altri grazie a catastrofi e a calamità e noi stiamo attraversando una calamità adesso che passerà ma allo stesso tempo mentre c'è sfruttala al meglio e sono sicuro che ci sono tantissime persone nel mondo che incoraggiano tutti a non cedere al panico e a sfruttare questo periodo. Io ho anche messo delle meditazioni guidate, delle indicazioni, le ho rese disponibili pubblicamente per aiutarvi tutti voi a ritornare in contatto con voi stessi. Noi siamo obbligati a stare a casa, nella casa fisica. Ma io voglio che tu scelga di scoprire la tua dimora interiore, la dimora del tuo essere, la tua vera natura. E per questo sono qua e condivido questo con voi. Ho dei video, uno si chiama tipo Trova la pace e lo spazio in te. Ascoltalo. E ti aiuterà a a incominciare a scoprire uh, il tuo essere And interiore. In e questo è uno dei modi in cui puoi in trasformare questa, bestia, che sembra una catastrofe, in una benedizione, questa you opportunità know, di um, scoprire uh, la tua vera natura. Marika, grazie. Ci sono tantissime persone che stanno in questo periodo stanno riprendendo cose che non avevano tempo di fare, che hanno la possibilità di rallentare e prima non potevano perché la sua vita si muoveva troppo veloce e non riuscivano a tenere il passo ed erano stressati dalle condizioni del lavoro e adesso possono magari passare più tempo con la famiglia, con i figli, oppure da soli. Non è che è una catastrofe per tutti. Io direi che è un'opportunità per tutti e per favore, coglila. Ci sono tante persone come me che sono al tuo servizio per cercare di portare l'attenzione di tutti in modo che da scoprire un sé più elevato. Il mondo sta cambiando e non sappiamo come cambierà. E questo non è un motivo per deprimerci. Io spero e prego che questi cambiamenti saranno buoni per tutti. Io non sono contro nessuno. Io sento che questo cambiamento, che chiaramente è difficile al momento, ha molte vitamine spirituali e tantissime cose meravigliose possono emergere. Come è stata in tutta la storia, ci sono stati momenti di difficoltà per poi rinascere in maniera nuova, come nuovi esseri. E quindi vi chiedo di mantenere il cuore aperto. Uh, this letter comes from Questa lettera Maria. è di Maria. Namaste, Muji. Io scrivo dall'Italia. E Brescia, esattamente. Bresca mi trovo a Brescia. Questa, Brescia. è s dove i a Brescia. Brescia. Il numero più elevato di contagiati. In questo periodo la mia mente è molto rumorosa, però voglio sfruttare questa quarantena per conoscere meglio la mia vera natura. Vedete? Questa è una grandissima opportunità. Per favore, mostrami come. Prega per noi, benedici. Certo, prego, prego per voi. Il mio desiderio, la mia intenzione, la mia volontà, la mia preghiera è che ognuno di voi cresca più forte in questo periodo. Certe volte, la più grande forza viene è il rovescio della medaglia dei nostri momenti più difficili e deboli. Maria dice che lei vive in quest'area che si chiama Brescia, dove c'è il più grande numero di contagiati. In questo periodo la mia mente è così rumorosa, ma questa mente dice la verità? No. Voglio dirti una cosa: non fidarti della mia mente. Fidati di Dio. Magari non sai che cos'è Dio e poi ne parlerò di più un'altra volta, ma abbiamo una, una spinta profonda, istintiva dentro di noi, di trovare la verità e di scoprire il nostro sé più elevato. E questo è Dio, il tuo sé divino, il tuo sé divino, il tuo sé più profondo, sono lo stesso. E non sto parlando True. di religione ma di verità. So, um, tu you know, oh, okay, Maria dici, ok, vivi in questa zona dove ci sono un numero più alto di contagiati so nice. mind, e dici, la mia mente you know, è così rumorosa. Certo. Perché la mente ha paura, dice: Morirai, cosa ti succederai? Cosa succederà al mondo? E in questi momenti hai la possibilità di vedere il comportamento della mente ego, della mente psicologica, e la vede che non è a servizio della tua vera natura, e lo puoi riconoscere è perché. Per abitudine, per tanto tempo, per la nostra cultura, abbiamo creato una relazione così intima con la nostra mente, tanto che crediamo di essere la nostra mente. Quando ci infastidisce, quando è problematica, noi soffriamo. Ma Maria dice, io voglio sfruttare questa quarantena per conoscere meglio la mia vera natura. Questa lettera veramente mi tocca al cuore. Questa donna sta esprimendo un'aspirazione molto elevata. Io voglio us usare queste limitazioni imposte nella vita quotidiana, voglio utilizzare questo momento che non posso uscire, che devo stare da sola, per trovare la mia vera natura. Questa è una grande opportunità, la vede, la vede, riconosce che è un'opportunità e chiede, mostrami come. E poi chiede, prega per noi, benedicici, certo. Grazie. Amén, amén, amén. Ti amo. Maria dice: Mostrami come. Maria, vorrei che te e quelli come te che non vogliono solo parole di conforto. Non voglio sentire più notizie che parla del coronavirus e leggere perché spesso in qualche modo nutre la paura. Le notizie fanno il loro lavoro, ma stare lì ed ascoltare le notizie che ci dicono quanta gente è morta e come si sta diffondendo non è utile per te. Quello che tu ora devi fare è portare dentro la tua attenzione e non vuol dire scappare dal mondo ed essere un eremita, ma semplicemente portare l'attenzione dentro di te. L'atteggiamento di Maria è perfetto. E quindi tutti quelli che come Maria vogliono scoprire loro stessi, io ho messo dei video che sono delle meditazioni guidate e io parlo di meditazioni guidate perché molti non sanno cos'è la meditazione, pensano solo a chiudere gli occhi e immaginare qualcosa. Ma la meditazione in realtà è eh, mettere da parte tutto il solito rumore della mente in realtà certe volte quando ci proviamo sembra che la mente diventa ancora più rumorosa però non ti preoccupare questa è una reazione normale però non arrenderti io ti posso mostrare in pochi minuti quello di se ti dico anche se No, se tu chiedi alla mente, vattene, la mente non se ne va. Però se tu metti la tua attenzione solo su quella sensazione dentro di te, quando non ti lasci coinvolgere della mente, la mente può bussare alla porta, è libera, ma tu... Non la lasci entrare. Quindi, ok, bussa la porta e quindi vuol dire ci sono tutte queste preoccupazioni, però c'è sempre spazio per te. Quando ti concentri solo tu te stessa, senza la tua forma, senza la tua immagine, solo questo senso naturale del sé, chiudi gli occhi, non guardi il corpo e senti questo... Essere. E questo semplice senso dell'essere, non lasciarlo che entri in contatto con nessun flusso di pensieri, non lasciarlo pensare al, al futuro, o lascia che le energie fluttuino intorno a te, ma tu sei nel tuo quarantena interiore, quindi non sei non ti lasciare entrare in contatto con tutto quello che succede intorno. Magari all'inizio può sembrare difficile, ma tu insisti, rimani in questo senso dell'essere. Spesso arriviamo in questo, lo vediamo questo senso dell'essere, però appena ci siamo arriva un pensiero che ti dice che devi fare qualcosa. Ovviamente ti dice: Eh, ma sono annoiato, e quindi cerchi qualcosa da fare. E questa è una cattiva abitudine che abbiamo tutti coltivato, però. E ti dico ora, si ne consapevole e rimani sì, tranquilla. E vedi che la mente c'è, ma non nutrirla. E anche se è un bambino che piange e che ti sta tirando la gonna, questo è un bambino che puoi ignorare. Va bene? È come se tu fossi vuota perché hai tolto tutto. Non importa se sono oli dalle tue orecchie che ti urlano, ma sono fuori di te. E tirarle fuori significa che non ti lasci coinvolgere, non interagisci. Togli tutto quello che ha a che fare con i pensieri, i sentimenti, i ricordi, i desideri, le sensazioni. Rimane qualcosa che non può essere rimosso. E questo è il tuo stato naturale. È uno stato di essere man, e non China, sei un uomo, una donna, cinese o indiano. Sei no color, semplicemente no non ha colore, non ha forma. Words, e so mentre ascolti le mie parole, come, yeah, magari la mente dice: Ah, oh, è oh, troppo difficult. difficile, la mente potrebbe. Dire è troppo difficile, ma tu devi essere consapevole e conosci che la mente brontola sempre. E in questo periodo, in cui è stato particolarmente difficile, la mente è stata particolarmente fastidiosa. Ma tu e la mente non siete la stessa cosa, tu puoi esistere senza questa mente molesta. Ma lei okay. non può esistere senza you di te. Tu c'eri qua prima, anzi, ancora prima this, di prima. E quindi incomincia a lasciare life. quello spazio per scoprirlo, perché questa è la via verso la verità e la vita eterna. E vita eterna vuol dire che dentro di te c'è qualcosa che non può morire, non può malarsi di un virus o qualsiasi altra cosa, è pura. Il coronavirus è per il corpo, è per la mente, ma non è per il tuo spirito. E spiritualità significa scoprire il tuo sé spirituale. Non c'entra niente con i fantasmi. Spirituale significa la tua vera natura, che è la sorgente della pace, dell'amore, della serenità, della gioia, della saggezza e della vita stessa. Io ti sto guardando e te lo, ti sto dicendo che questo è vero. Quindi could be dedica del tempo, potrebbero essere dieci minuti. Like dieci minuti, sette, dieci minuti nei quali metti l'attenzione e rimani vuota. Per alcuni all'inizio dicono non funziona better, perché la mente peggiora, anzi sì, perché maturing, in alcuni casi peggiora prima di diventare meglio, meglio. No. però continuerai a maturare e a crescere, non ti arrendere. Anche se puoi farlo solo 5 minuti, fallo 5 minuti. E a un certo punto, se persisti e insisti nella ricerca della verità, incomincerai a fare un'esperienza diversa: non la mente che scorazza, ma lo spazio all'interno che la percepisce. E anche se ne avrai un piccolo assaggio, ne vorrai sempre di più sempre Start più te stesso, della tua Watch vera natura. Quindi inizia così. I guarda i video like che ti ho consigliato e le meditazioni guidate che ti ho consigliato. Mi sembra che ce ne sia una che si chiama audio, Trova la pace e lo spazio dentro di te, che dura since. circa 30 minuti. E poi c'è un altro che dice introduzione al tuo sé autentico e ascolta. E poi ce ne sono altri, e ci sono anche altri insegnanti che stanno condividendo discorsi e video online e qualsiasi cosa risuoni con te e senti che veramente ti sta riportando a casa. La casa, la calma, la quiete, il silenzio e la pace sono la stessa casa, cosa? E la casa qua dentro di te è più grande di quella fuori. Tutto il mio amore e le benedizioni e grazie. Prendo un altro sorso di tisana. Ok, let's see who is coming up now. Allora, vediamo chi c'è qua. Dear Smooji, in these challenging, I have a picture of two people here. Carissimo Mugi: a letter from Henrietta. C'è una foto qua di in due persone, times, e la lettera è di Henrietta. In questi tempi difficili, ti chiedo di And benedire right tutte there. le persone anziane nel mondo. Posso incominciare qua. Tutte in le persone start. anziane in tutto il mondo che sembrano essere più vulnerabili. Io prego per loro. Prego che supererete la paura di questa cosa. Uh, you non know, um, è necessario e non è neanche necessariamente vero che il coronavirus è lì che cerca so di prenderti, anche se hai delle malattie, malattie non è, è detto che verrai contagiato. Come ci sono persone molto giovani con un But, forte sistema uh, immunitario, uh, e però si sono ammalate okay? di coronavirus. E dicendo questo non è che voglio creare panico, perché devi ricordarti in you know, many che many kind of flu, in tutta la nostra about, vita ci sono tante Because malattie come influenze e altre. Di cui non parliamo e non appaiono nelle notizie, ci sono migliaia di persone che muoiono di tantissime cose. E quello che mi sembra per me è particolare di questo virus, e che attira la nostra attenzione, è che è un fenomeno globale. E io riconosco che ci sono anche dei lati positivi. Perché dobbiamo riconoscere che siamo uno, siamo un'unica razza. Il coronavirus non è che attacca i cinesi o gli indiani o i bianchi, no. Per il coronavirus non c'è nessuna differenza e per questo motivo siamo obbligati a riconoscere che siamo uno. È che stiamo combattendole insieme. E in tutto il mondo ci sono tantissimi sforzi di popolazioni molto diverse, nazioni che in passato erano in conflitto, adesso si stanno sostenendo a vicenda in questa crisi. E questa è una buona cosa. E io vi vorrei far notare che questo succede. Ci sono delle bellissime cose che stanno succedendo in questo momento. Ci sono tantissime persone a servizio dell'umanità intera. Mi ricordo che una volta a Papagì è stato chiesto, e Papagì è il mio maestro spirituale, qualcuno gli ha chiesto cosa deve fare l'umanità per veramente portare a un livello più elevato la specie umana. E Papagì ha risposto, l'umanità deve diventare più umana, l'umanità deve diventare più umana e noi la vediamo adesso: questa umanità che emerge, questa gentilezza nelle persone in questi periodi, e non ci sono persone che incolpano, rimproverano, ma semplicemente c'è molto umore. E ci sono milioni di persone che si stanno sforzando nel mondo medico, nel mondo delle spedizioni, persino l'esercito, che adesso viene, i militari vengono utilizzati per aiutare le persone, non nel loro ruolo tradizionale. E quindi sta tirando fuori il meglio della natura umana. Anche. Okay, riprendiamo la lettera. Henrietta dice: In questi tempi difficili chiedo di benedire le persone anziane in tutto il mondo. Molti di loro sono soli a casa oppure in case di riposo senza la vicinanza delle loro famiglie. Really um, but but anziane, è difficile per le persone anziane è difficile per le famiglie right e nel mio cuore lo uh, sento I per tutti ma vi chiedo di non concentrarvi su questo io prego e includo tutte le, le famiglie in queste preghiere che si like sentano Nutriti e amati comunque, nonostante queste calamità. E certe volte in queste situazioni non possiamo scegliere ed è doloroso vedere tutto quello che succede nel mondo. Ma ognuno di noi fa quello che può, come la nostra comunità, nel nostro modo, magari piccola, per cercare di alleviare questo stress e queste paure collettive. Non solo ma i servizi che sono necessari per bisogno. Scegliere l'atteggiamento giusto e mettersi al servizio di coloro che veramente ne hanno bisogno. E Dio è con voi per con questo La lettera dice, alcuni muoiono senza gli amati vicini. Sì, succede, ma ci sono così tanti infermieri e personale di assistenza e alcuni di loro li conosco personalmente che hanno questo ruolo di stare vicino alle persone gravemente malate e loro sono una famiglia surrogata quando la famiglia non può essere lì. Ci sono momenti nella vita in cui ci, siamo, ci troviamo in situazioni veramente difficili e siamo lontani dai nostri amati e cari e può essere molto doloroso ma Dio è con te e non importa anche se stai per morire nel deserto nessuno sa che ci sei lì però ti dico che arriverà un angelo di Dio Alcuni dei tuoi parenti che sono morti prima di te. Perché la morte sembra così terribile nella mente di chi ci pensa, ma non tanto per chi sta veramente morendo. Ci sono persone magari che sono terrorizzate perché magari nella loro vita non hanno ricevuto molto amore. E calore umano e arriva un momento che magari pensi avrei potuto fare cose diverse in quei momenti semplicemente prega Dio aiutami aiutami perché avrei potuto fare le cose meglio perdonami questo è un momento molto intimo e questo è un momento in cui ci sei solo tu e Dio ci sono persone al mondo che sono così evolute spiritualmente che anche in un momento del genere non hanno bisogno di pregare, ma tutti noi dobbiamo pregare e chiedere perdono e chiedere misericordia o chiedere di essere assorbiti e uniti nel regno di Dio, qualsiasi sia la tua religione, non importa. Qual è il tuo guru, i tuoi profeta, i tuoi saggi o santi, prega a loro. Sulla terra ci sono poi così tante persone che hanno dedicato tutto il loro tempo a stare vicino alle persone che stanno lasciando il loro corpo e prendersi cura di loro severe. E quindi non pensate che non è detto che il vostro caro muore da solo. Anche i dottori, che nel modo in cui si relazionano e che curano la vostra famiglia, è un modo di esprimere amore. L'amore è molto grande e c'è sempre la mano di Dio negli infermieri, nei dottori, in tutti. so il di questo momento. E condividono questo amore io so qual è il dolore di cui stai parlando e, e sono contento con te in questo grazie anche per le benedizioni per mia madre Margaret, Margaret è il suo nome che l'hai benedetta con la tua grazia lei è afflitta da demenza e non posso visitarla con tantissima gratitudine e amore a te e a tutto il team Thank you, e Harriet. che questa luce ci liberi, tutti noi. All, Grazie Enrietta. Dio um, benedica tutti. Tutti quelli che sono nell'apice di I questa tempesta. Benedizione. Non posso dirvi quanto la presenza di Dio, della verità, è qua. Tu non puoi esistere senza la guida e la presenza della coscienza pura. E te lo devo dire. Certe volte noi soffriamo di più per gli altri, per i nostri cari o per them. altri di cui ci preoccupiamo. Certe volte ci preoccupiamo più noi e soffriamo più noi di sometimes, loro. Lo so ripeto, alcune volte so, you know, quando ci preoccupiamo, quando diciamo alla mia or famiglia, ai miei cari, o per qualcuno che... They are di cui ci preoccupiamo, certe volte soffriamo noi più per loro di quanto oh, loro soffrano per loro stessi. Ricordatevelo, e Dio vi benedica a tutti. Bello Guruji, ho rilocato con la mia daughter da Argentina tre mesi fa. Mi sono trasferito con la mia figlia adolescente dall'Argentina in Olanda tre settimane fa, quando la crisi del coronavirus è esplosa e alcuni giorni prima che chiudessero i confini. Siamo in casa col mio partner che appartiene al Sangha e ci stiamo adattando a passare tutto questo tempo insieme. Nello stesso spazio, per la prima volta. Ones, so Immagino che molti di voi lo la... capiscano. Io sono, sono molto felice no di essere insieme alle persone che mi sono care. Io so che Dio non fa errori. Questo è qualcosa di veramente importante Again, da conoscere ed è saggezza ed è fede. Still, lui dice: So che Dio non fa errori, però alcune volte facciamo fatica a mantenere l'armonia e escono le cose personali, scattano le reazioni. Sì, lo Questo è il test: è la sfida più difficile per le nostre relazioni che sia con la famiglia, con il tuo partner, con i tuoi figli o con te stesso. Questa è veramente una mossa incredibile da parte di Dio, metterci in quarantena con la tua famiglia e con te stesso e con la vita. Queste cose arriveranno, però non considerarle come maledizioni riconosci che queste sfide nascono dall'amore e questa è una cosa difficile da digerire no? perché amore? perché ti obbliga a crescere e andare oltre alla percezione corrente che tu hai di te stesso quindi Dice, Alcune volte facciamo fatica a rimanere in armonia e scattano reazioni personali. Cosa pensi che puoi vivere e mantenere tutte le cose personali al loro posto? Le tue cose personali, la tua persona, non sei tu in senso assoluto. La persona è la maschera che il vero si indossa. La persona è l'identità condizionata perché crediamo di essere il nostro corpo che sebbene sia un'espressione della coscienza non è l'espressione piena, è una modalità molto limitata della coscienza e quando arrivano momenti come questo ti mostra dove sei ancora attaccato alla persona dove non c'è spazio per espanderti, see, no way, ma c'è sempre spazio per espanderti. Vedi, quando no no sembra non esserci via di scampo, ma hai fede e fiducia in Dio, Dio ti mostra la strada. Quando sembra non esserci una via di scampo, la coscienza pura, l'assoluta, troverà una via per te. Soprattutto per chi ha fede e fiducia in Dio. Quindi nulla è perduto, anzi, c'è molto da guadagnare. Continuo a leggere. L'isolamento ha portato molte difficoltà e sfide nella vita quotidiana della famiglia, non solo a me, ma in tutto il mondo. Sì, è vero. Io continuo a insistere e a sottolineare. Non considerare queste difficoltà come una maledizione. Certo, non sono piacevoli, ma spesso le cose che non ci piacciono sono quelle che ci aiutano a crescere di più. Certe volte, consciamente e inconsciamente, abbiamo ereditato o sviluppato delle debolezze di cui non siamo consapevoli e che ci trattengono. Ci tengono stagio, ma non siamo consapevoli. E quando ci sono difficoltà, in presenza di avversità, in questi momenti carichi di stress, dobbiamo affrontarle e ci aiutano a scacciare le paure, portarle in superficie. Quando qualcosa arriva in superficie, poi può essere espulsa. È come la flemma, quando arriva in gola, non ributtarla giù, sputala. E magari questo esempio è un po' esplicito, un po' grezzo, ma funziona. Immagina un terremoto e c'è nell'oceano, molte bolle vengono a galla in superficie, e quando arrivano in superficie, scoppiano e scompaiono. E deve succedere qualcosa di simile. Tutti, tutti noi, in qualche momento, abbiamo raccolto e assorbito cose velenose nel nostro corpo e nella nostra mente durante il corso della nostra vita. Ed è meraviglioso quando arriva il momento di disintossicarci. E forse questo non sei consapevole che ci stanno aiutando a disintossicarci. E certe volte non è piacevole. È come quando vomiti. C'è una sensazione di disagio nello stomaco ed è orribile quando ti viene da vomitare. Non sai quando, non magari nel momento più inopportuno, però quando devi vomitare, devi vomitare. Ed è una sensazione spiacevolissima. Ma quando hai vomitato è un grande sollievo. E quindi certe volte dobbiamo vomitare le nostre malattie e le nostre malesseri della mente, del corpo, dell'ego. Dobbiamo vomitarle. Fuori della nostra vita. E arrivano in tante maniere inaspettate, ma non scoraggiarti. Tu hai scritto qualcosa di molto potente. La cosa che da questa pagina mi salta all'occhio è quando tu dici Dio non fa errori. Per me è come evidenziato su questa pagina. Quindi ti incoraggio a condividere. E quindi mi sento incoraggiato a condividere quello che ti ho appena detto. Tu dici l'isolamento ha portato, ha reso molto difficile la vita familiare quotidiana per molti, e quindi potresti offrire dei consigli cosa, come facciamo a crescere in amore e apertura e utilizzare questa opportunità in questo modo. Io vedo una foto di voi due che sorridete e magari okay, non sorridete sempre, ma questa è la vita. Alcune volte quando viviamo insieme c'è dell'attrito, però devi ricordarti che è tutto per crescere, per andare più in profondità. Perché non andare più in profondità nell'amore? Magari stiamo bene, ma la nostra relazione rimane a livello superficiale. Però è solitamente la mente che vive a questo livello. Sai chi è che sta soffrendo questo coronavirus? La mente. La mente è quella che soffre di più. L'identità e l'ego stanno soffrendo molto più di te. Quindi questa, qua, questa situazione è qua per tutti. E quindi abbi il coraggio e la fede. Io ti auguro il meglio. Io spero che ti senti incoraggiato e sollevato e che l'amore e la pazienza e la tolleranza e la gratitudine aumentino. La gratitudine è la medicina migliore. La gratitudine e la positività, l'ottimismo e la fede sono ottime medicine, non solo contro il coronavirus, ma tutti i virus della paura, dello stress, dell'impazienza, dell della frustrazione, della rabbia. Un video recente parla proprio di questo: una preghiera di gratitudine. E insieme diciamo grazie, grazie per l'esistenza, grazie per la vita, grazie che ho una mente che può pensare e contemplare, grazie per le sfide che mi hai presentato, grazie per avermi mostrato che posso superarle, grazie per gli amici e per tutti quelli che mi amano, e grazie per questo momento difficile perché mi sta uh, aiutando ad andare più in profondità e grazie che possiamo avere questo tempo spirit. per guardare thank dentro noi stessi thank dobbiamo essere più thank creativi thank e possiamo rinnovare il nostro spirito okay. grazie grazie signore grazie coscienza grazie esistenza grazie, grazie. leggo ancora uh, una lettera like per oggi My dear father, Mujibaba, che dice, I am not Caro padre Mujibaba, and dice, non ho paura. Continuiamo. Non ho paura. So che i miei pensieri, i miei sentimenti e le mie sensazioni sono solo colori effimeri della coscienza pura, del silenzio profondo da cui tutto emerge. That is questa è un'affermazione forte e meravigliosa e leggera continua. Io sono consapevole, e cosciente di tutto, ma in questo momento difficile mio figlio, che ha 21 anni, è bloccato in Colombia perché tutti i confini sono chiusi. Quindi questa è la mamma che parla. Speriamo che torni presto a casa. Ma, sebbene che nel cuore senta pace e sia serena, piango. E sento un'enorme enorme, sono inondata da un'enorme tristezza e piango, piango. Piango così tanto. Da quando ti ho incontrato. Perché questo corpo piange così tanto? È l'amore? Di una madre per il figlio, parte dell'ego? L'istinto materno. L'istinto materno è Dio. è Dio che sta so piangendo per l'ego. Io lo so che la coscienza non piange Because, e quindi ho già la mia risposta. Perché? Grazie ai tuoi satsang sono diventata consapevole che io piango e posso tornare velocemente nel mio cuore, nel luogo dove mi posso rifugiare nel mio ritiro. È normale rimanere in questo silenzio senza sentire la necessità di pregare, come se il silenzio stesso fosse la mia preghiera. Thank you for everything, my Io Thank ringrazio you la vita, tutti i giorni, grazie, grazie per tutto, gratitude. Padre mio, e I grazie per le tue preghiere. Barbara. Con la mia This profonda gratitudine, ti amo, Barbara. Barbara. Questa lettera è stata tradotta dal francese. Wow. 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 <laughs> I'm going to read it again. Dear father, Mujibaba, La voglio rileggere. Mio caro padre Mujibaba, thoughts, non ho paura. So che i miei pensieri, i miei sentimenti e sensazioni sono solo colori effemeri della coscienza pura, del silenzio profondo da cui tutto emerge. Sono cosciente di tutto, ma in questo momento è difficile mio figlio che ha 21 anni è bloccato in Colombia perché tutti i confini sono bloccati, chiusi. Speriamo che torni a casa presto, ma nonostante nel mio cuore sia in pace e sia serena, improvvisamente... Scorgano But delle lacrime e sono inondata so da un'enorme tristezza e piango. Ho pianto così tanto da quando ti ho incontrato. È naturale. Tuo figlio, e in realtà, è un adulto, però per te rimane sempre il tuo bambino, è in un altro paese dove i confini sono chiusi. That a soon. Lei dice, speriamo che ritorni a casa presto. E ci sono voli in tutto il mondo per riportare a casa gli ultimi stranieri che sono rimasti nelle vari paesi. Taking, e preghiamo che lui sia uno di questi But, as che ritorni presto my heart, a casa. Tears come ma and I'm lei dice tristezza. nonostante ciò nel mio cuore sono in pace e serena ma nascono, escono delle lacrime e piango certo yes. una grande data di tristezza so colma il tuo corpo e il tuo essere e lei dice io ho pianto così tanto da quando ti ho incontrato Certe volte no piangiamo per nessun motivo in particolare. Come certe volte When ridiamo you senza you motivo. Your your Quando vai più in profondità the usual, nella scoperta del tuo um, sé, customs le emozioni uh, smettono di seguire uh, uh, i uh, normali schemi also. della vita. Magari ridi, 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 ridi. Però non c'è nessuna barzelletta. E un minuto dopo piange, 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 piange. Ma non sei triste. Tu dici che c'è una grandissima tristezza che ti inonda. Certo, c'è questa tristezza che emerge nell'essere. Certo, sei una madre. Si esprime così. Però quello che dice Barbara è che lei è consapevole di, della tristezza, delle gioia, del dispiacere, del sollievo, del dolore, della sofferenza, della pace. Lei è consapevole mentre vanno e vengono come delle nuvole che passano davanti alla vastità infinita del cielo e lei il suo essere è come il cielo però lei chiede perché questo corpo piange così tanto e non dice perché piango così tanto più lei va in profondità e scopre la verità, il pianto semplicemente succede, non è la prima volta che lo sento. Oh, baba, mi dicono, io piango, piango. Che cosa c'è di sbagliato? C'è qualcosa che non va? No, no, non penso, però piango, piango. Io gli dico. Non puoi spiegare come funzionano le vie di Dio. A certe volte si ridi, ridi, ridi o piangi, piangi, piangi. Ma è meglio se sei nella tua stanza, se sei da solo. Perché? Esprimerti liberamente, siamo come la natura. Magari c'è un grosso forte vento, e poi arriva un uragano e poi un'onda anomala e certe volte una profonda serenità che ti riempie, riempie tutto l'essere. È come se fossi pieno di mercurio, un mercurio di pace, e poi un attimo dopo sei una foglia al vento ma puoi fare tutte queste esperienze però sono tutte fatte da un luogo immoto chi di voi ha riconosciuto questo? altri magari possono ancora pensare eh, non so se riesco a gestire una cosa del genere ma non ti preoccupare le cose cambieranno e la grazia di Dio è con te per aiutarti perché um, questo yes. corpo piange così tanto? Yes. Lei chiede: l'amore della madre per I'm il figlio fa parte dell'ego? Sì, e non ti infastidire, lo so che non parlo a Barbara perché, perché lei ha capito. È naturale che, per, che piangiamo ed è naturale che soffriamo, è normale, considerando i nostri condizionamenti. Io sono qua per mostrarvi che ci sono dei livelli più profondi nel tuo essere dove tu sei molto più distaccato, ma non pensare che questo distaccamento vuol dire che non ti interessa. Certo che ti interessa, non è che non ti interessa, ma è che non ti tocca, perché sei arrivato in, una... sei in uno stato in cui c'è molta più accettazione nel cuore, e tu sai che ci sono cose fuori dal tuo controllo che sono come sono, e non è il caso di combatterle, perché dentro di te c'è la pace, e questo è molto molto importante. Uh, so you ask, Barbara is the continua dicendo tu che chiede l'amore della madre per il figlio fa parte dell'ego? Sì, e non è una cosa terribile, ma gradualmente arriverai a un certo punto everything in cui realizzi che tutto, tutta questa vita, ogni cosa semplicemente appartiene. Right pare nella coscienza che tu sei e per alcuni magari è troppo da comprendere, ma non ti arrendere, non ti disperare perché questa è una scoperta eccezionale. Lei chiede l'istinto materno, è l'istinto materno e ti dici sì, è un istinto, l'istinto della madre. Sebbene if it is a fact, then it non means è un fatto like di essere madre, perché se lo fosse and, uh, vuol dire uh, che tutte le madri, madri si sentirebbero così. E non è così. Alcune accettano molto facilmente, altre invece sono molto più materne to to e possessive nei confronti and, uh, dei figli. Not, okay, okay. Molti uh, pensano che know. i bambini siano una loro proprietà Actually, e va tutto bene. A dire la verità mi viene in mente una volta, molti anni fa ero nel mercato e lì li vendevo l'incenso. Io ho visto una donna che stava portando il suo bambino che avrà avuto 4-5 anni e lo trascinava per il mercato praticamente. Ha cominciato a piangere. E lei molto molto duramente le ha detto, Siediti sì, lì, non ti muovere, stai zitto. E si è allontanata per andare a comprare quello che doveva comprare. E le ha dato una sparla fortissima. Io ho interferito, mi sono interferito. E ho detto, non, non farlo. E lei mi ha guardato e mi ha detto, chi sei tu? Chi sei? Questo è mio figlio, questo è mio figlio. No, 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 non è tuo figlio, è figlio di Dio. Questo è un grande errore, questo non è tuo figlio. Tu sei responsabile, te ne prendi cura, ma è il figlio di Dio. E io sono qua, se ci riprovi vedrai cosa succede. E poi sono arrivate altre persone, tutti intorno. E gli ho detto tu puoi fare quello che vuoi ma non picchiare questo bambino. E poi abbiamo chiamato pure la polizia. E alla fine lei si è scusata e quando stavo andando via si è girata a guardarmi e poi ha fatto così con la testa. Dentro di me per me voleva dire che ok è vero che era andata oltre so, this, quello che era so giusto. Tu chiedi, è istinto materno? Per me, in, moment, in, materno, child, me, in quel istinto, momento, in quella situazione, quando uh, yes. era il mio istinto materno che mi ha fatto It's intervenire e proteggere questo bambino, c'è un istinto in noi? Ad amare quando siamo, ci siamo persi o quando non siamo stabili nel nostro cuore, possiamo fare cose così. Magari ci hanno educato male e abbiamo ricevuto dei condizionamenti negativi. Barbara chiede: è Dio che piange o è l'ego che piange? Mm. Bene, io Barbara vorrei dirti che è Dio che piange. Se io ti dicessi di sì, questa è una dichiarazione, un'affermazione molto elevata, che è Dio che piange ed è vero se tu sai che Dio è tutto. Ma in questo momento oggi dirò che è Dio che piange, almeno nella maggior parte dei casi. Nel significato più elevato potrei dire: sì, è Dio, è la coscienza che piace, è la coscienza che ride, è la coscienza che è separata, che fa esperienze di questo e di quello. Vabbè, io vi lascio questa cosa, eh? ritorniamo alla lettera. Lei dice: Io lo so che è la coscienza pura. Ok, lei lo sa, avrei dovuto leggerlo prima. Quindi dici, ho già la mia risposta, è la coscienza pura che piange. Però la mia risposta in realtà è per tutti, non solo per Barbara. Barbara dice, grazie al tuo satsang, ora sono consapevole che sto piangendo e posso tornare nel mio cuore, nel luogo del mio ritiro, del mio rifugio. E questo rifugio in realtà è la mia casa nel senso più elevato. E poi chiede, è normale rimanere in questo silenzio senza sentire la necessità di pregare, come se il silenzio stesso fosse la preghiera. C'è una saggezza profonda dentro di te che ti dirà quando questo silenzio è sinonimo di preghiera. Thank you for my Thank Io ringrazio la vita tutti i giorni e ringrazio te, mio Padre mio, per ogni cosa. Grazie per le tue preghiere e grazie che posso pregare. Barbara. Grazie con And la mia profonda gratitudine. Ti amo, Barbara. Alla fine dice che è tra tradotto dal francese. Devo dire grazie a tutti voi che scritto. Grazie, grazie a tutti voi che avete scritto e grazie per una lettera come questa che abbiamo appena letto e spero che tu che stai ascoltando in questo momento troverai un incoraggiamento una maggiore stabilità interiore e speranza e che questo tempo che abbiamo trascorso insieme, spero che sia ti aiuti nella tua crescita spirituale, nella tua comprensione, tutta la grazia per tutti voi, tutto l'amore, tutta la pace, e che Dio sia con voi, anche, anzi già con voi.